Buongiorno a tutti, oggi volevo parlare con voi mi sembra un giorno grandi firme, un giorno importante, oggi volevo parlare con voi di Roberto Baggio. Roberto Baggio che in questi giorni, questi sono giorni naturalmente in cui tutto è fermo, per cui si fanno tante rivisitazioni, tanti ricordi, tanti aneddoti. Adriano Gagliani ha ricordato che l'aveva preso Roberto Baggio per il Milan. Poi ci fu all'epoca, siamo naturalmente. Alla fine degli anni Ottanta, inizio anni 90, la frase del presidente Berlusconi eh, ci sono delle montagne in mare, riferendosi all'avvocato Agnelli, ed è meglio non andare a scontrarsi con le montagne in mare. Sono abituato alle lotte, ma contro le montagne in mare è meglio non andare. E quindi eh, Roberto Baggio andò, andò alla Juventus. Uh, a Roberto Baggio accade quello che sarebbe accaduto poi tanti anni dopo a Ronaldinho. Ronaldinho era il re del Barcellona ma arrivò Messi, Roberto Baggio era il re della Juve ma arrivò del Piero. Io mh, onestamente in quell'estate del 1995 ero sempre un ragazzo, non osavo, c'erano delle voci, però non osavo pensare che mh, potesse davvero arrivare Roberto Baggio. Roberto Baggio al, al Milan. L'estate del 95: l'estate successiva alla finale che il Milan aveva perso a Vienna 1-0 con l'Ajax di Frankie Rijkaard, la famosa parita delle scarpe bianche di Marco Simone, ne abbiamo parlato anche con lui di recente in una diretta Instagram. Ehm, Quell'estate venne ospite da noi a eh, Tele Lombardia, in studi di Tele Lombardia, ancora la vecchia sede di Via Bordoni, Umberto Gandini. Bertogandini che non rilasciava molte interviste, che non era molto mediatico, ma quella sera venne, in trasmissione fece 0 a 0, però poi lo accompagnai nel parcheggio e nel parcheggio mi racconto tutto e capì che c'era davvero la possibilità e non solo la possibilità di... Uh, arrivare a Roberto, di arrivare a Roberto Baggio, mi raccontò Umberto Gandini che mh, tutto era avviato, che c'erano però ancora alcune situazioni da sistemare, sia lato Juventus che lato giocatore, ma che la spinta decisiva toccava al giocatore. E alla fine Roberto Baggio scelse per il Milan, ci fu quell'estate una dura presa di posizione del presidente dell'Inter Massimo Moratti. I simili si attraggono, insomma, una dichiarazione molto amara, molto, molto appuntita, molto, molto risentita di Massimo Morati che sperava di prendere Roberto Baggio all'interno e invece Roberto Baggio poi venne al Milan. Io ricordo mh, Roberto Baggio in quella stagione 95-96 che seguì eh, con. Uh, mh, cronistica precisione da lavoratore indefesso poi sta a voi decidere se più fesso o più inde ehm, però ricordo ecco Roberto Baggio un ragazzo che non si apriva con tutti riuscì a stabilire un buon rapporto con lui senza particolari manfrine ma guardandoci negli occhi e tant'è che Roberto Baggio non mi rifiutò mai eh, una sola intervista nel corso della stagione io mi appostavo e all'epoca era possibile appostarsi sulla parte più alta del sentiero che dagli spogliatoi porta alla Clubhouse il venerdì si potevano fare, e si potevano fare le interviste. Io ricordo un ragazzo molto sensibile, molto introspettivo, anche molto tormentato. Spesso insomma gli addetti non del Milan, non del Milan ma del servizio d'ordine attorno al Milan dovevano organizzarsi per le macchine, insomma, aveva una vita effervescente Roberto Baggio arrivare in ritiro prima della partita, dopo la partita, ricordo un post Cremonese-Milan 0-0, il ritorno a casa, era stato organizzato in maniera abbastanza laboriosa. Ecco, ricordo, ricordo questi aspetti, insomma, che fanno parte della vita dei calciatori, che fanno parte della vita delle persone, ripeto, effervescenti. E lui aveva questo buon rapporto mediamente con la squadra, all'inizio qualche, fr qualche frizione con, con Savicevic, la maglia numero 10, la maglia numero 18, insomma però tutto, tutto sommato ben gestito, ben gestito dal Milan e lui era stato il, il papà della frase di Georges Weah diventata poi famosa la frase che naturalmente riguardava il calcio un magna magna generale e, e, quindi, e, e, e si divertiva così. Eh, Roberto Baggio fece all'inizio aveva qualche difficoltà sul piano fisico, poi fece un'ottima stagione. Fabio Capello puntava, puntava molto su di lui quando stava bene, faceva bene Roberto Baggio. Io ricordo. Eh, una partita strepitosa giocata in coppia da lui e Savicevic quando tornammo da, dall'infausta trasferta di Bordeaux in Coppa UEFA. Mm, al ritorno c'era Milan-Parma. Eh, nonostante il Milan fosse in testa alla classifica, i giocatori rossoneri avevano subito la contestazione dei tifosi per quel 3-0 in Coppa UEFA Bordeaux con le uova contro il pool, ma probabilmente perché i tifosi. Avevano delle sensazioni su quel 3-0 di Bordeaux. Era un periodo in cui sembrava che Capello potesse rimanere allenatore del Milan e quindi i tifosi avevano qualche sospetto. Ma mh, sospetti dei tifosi: non, non c'è altro da dire, non c'è altro da, mh, da aggiungere perché sono sospetti. Sono leggende metropolitane, poi mh, destinate a lasciare il tempo che trovano. Tutti i giocatori con cui stiamo parlando su Instagram. Quando sollecitati, su quella trasferta di Bordeaux, sono ancora, sinceramente, molto molto eh, addolorati. E, mh, e, e quel Milan Parma, poi Baggio e Savici, vicever una parita strepitosa, un 3-0 meraviglioso con la vecchia difesa, con la vecchia difesa tassotto. Galli, Baresi, Maldini perché poi Tassotti e Galli quella stagione non giocavano molte partite eh, giocavano molto Panucci e Costa Curta ma con la vecchia difesa facemmo quel 3-0 Io quando si ricorda il 3-0 di Milan-Palma ricordo le magie di Baggio Savicevic ma anche che avevamo la difesa degli immortali, quindi Tassotti Galli, Baresi e, mh, e Maldini eh, senza Panuccio e Costa Curta che per, per vari motivi infortunio, squalifiche, quella partita, quella partita non c'erano ehm, di recente però sempre Marco Simone in una diretta Instagram mh, mi ha Ricordato che il Milan all'inizio della stagione 96-97 con Tavares puntava molto su Baggio. Tavares era un, un signore sensibile del calcio uruguagio e i talenti come Roberto Baggio non, non poteva non coglierli, non poteva non percepirli. Però c'era il tema di trovare più spazio a Roberto Baggio in squadra e non era semplicissimo tant'è che in una partita in cui Baggio rimane fuori, il Milan va a, Rosenborg, va a Trondheim contro Rosenborg in Norvegia in Champions League e vince 4-1, una partita meravigliosa, con tre gol di Marco Simone. Quella sera, um, Weassa, Savice e Vice Simone fanno una grandissima partita e Roberto Baggio in panchina, raccontava a Marco Simone qualche giorno fa in una diretta Instagram con me, aveva qualche preoccupazione, qualche pensiero, sentiva di essere quasi escluso da quel triangolo magico, da quel feeling fra i tre. Uea Simone in primis, ma anche Savicevic che si, era, che si era seduto, tra virgolette, a tavola. E quindi questo. E, e, e in quei casi Roberto Baggio tendeva a chiudersi da ragazzo molto introspettivo, da ragazzo. Non voglio dire controverso, ma da ragazzo un po' tormentato tendeva a chiudersi, non affrontava magari di petto il problema. Poi dopo Tabarez arrivò Arrigo Sacchi e le cose, se possibile, peggiorarono. D'altronde, con allenatori come Arrigo Sacchi, come Fabio Capello, come Marcello Lipi, il talento di Roby Baggio purtroppo era destinato a soccombere. Perché? Lo spiega anche lui nella sua autobiografia, soprattutto gli episodi, l'episodio con Sacchi lo ricordiamo, i Mondiali del 94. Però gli episodi con Fabio Capello... All'inizio della stagione 97-98, quando poi Roberto Baggio lascia il Milano e va a Bologna, dove ci punirà, eh, e con Marcello Rippi sul fronte inter, sono noti insomma. Era evidentemente un giocatore che per certi tipi di allenatori di forte personalità non riusciva a trovare chimica, non riusciva a trovare spazio, non riusciva mh, a essere ritenuto un giocatore organico al progetto. Anche Carlo Ancelotti, se vogliamo. Quindi. Quindi andò, andò un po' così, però eh, di Roberto Baggio va detta una cosa: lui quando lascia il Milan segna contro il Milan sia con la maglia del Bologna che con la maglia dell'Inter in Coppa Italia perché poi va a giocare anche all'Inter. Però poi quando c'è la giornata del suo addio al calcio, e quindi stiamo parlando del 16 maggio del 2004, festa scudetto del Milan di Cakai e addio al calcio di Roberto Baggio. Lo stadio era tutto esaurito, San Siro era tutto esaurito per la festa scudetto del Milan. Ma quando Roberto Baggio esce dal campo per l'ultima volta, tutti in piedi ad applaudire, cioè Roberto Baggio aveva giocato con la Juventus, aveva giocato con l'Inter, aveva giocato solo due stagioni con noi, però era rimasto nel cuore di tutti i tifosi del Milan che poi. Hanno un palato e un senso estetico particolarissimo per, per questi giocatori. Per cui, però, per Roberto Baggio non credo fosse soltanto eh, una questione di palato, una questione di, di, di apprezzamento tecnico. No, i tifosi del Milan volevano bene Roberto Baggio. E anche se aveva giocato con la Juventus o con l'Inter, i tifosi del Milan volevano bene Roberto Baggio. È successa una cosa che credo di aver già raccontato, ma adesso voglio raccontarla meglio. Mm... Io avevo con me, ho avuto con me per un largo tratto della mia vita professionale Claudio Lippi, Claudio Lippi che tutti voi avete nel cuore. Claudio Lippi io lo conosco nel, nella stagione sportiva 1998-99. Dirigevo una radio che si chiamava Radio Superhit, la radio delle star, dirigevo i notiziari. E il tecnico che registrava i miei notiziari e che aveva poi il compito di tenere i contatti fra la redazione della radio e la concessionaria di pubblicità era Claudio Rippi. Entriamo in confidenza, entriamo in amicizia, ogni giorno i suoi racconti mirabolanti delle sue avventure e poi inizia il 16 dicembre 1999 con me l'avventura Milan Channel. Ricordo il primo editore di Milan Channel che lo guardò e gli disse dimmi la verità, ti te che mingavo io Laura e Claudio in perfetto stile si mise a sorridere, aveva questa capigliatura, eccetera, eccetera, eccetera. Claudio aveva una venerazione quasi, quasi, non so come definirla per Roberto Baggio, solo quando a pronunciare il nome Roberto Baggio si inteneriva, si addolciva, era, era qualcosa di pazzesco, cioè provava i brividi solo a nominarlo. Tant'è che io per ravvivare l'atmosfera, essendo da sempre un fan eh, non altrettanto sfegatato per la verità, ma un fan vero e sincero di Dejan Savicevic, il mio amico Dejan Savicevic, eh, per far passare qualche quarto d'ora in redazione la mettevo in burla, iniziavamo a discutere, dicevo ma sì Roberto Baggio, sì, bei gol, però quando c'era da decidere le partite e le finali tu ti dovevi affidare Dejan Savice, a Dejan Savicevic, c'era Roberto Baggio, allora Claudio, figurati, rispondeva e non mi lasciava mai l'ultima parola. Il giorno tremendo dell'esequio di Claudio, io avevo chiesto, eh, avevo chiesto eh, alla, squadra, alla squadra rossonera di mh, far venire mh, Roberto Baggio alle eh, all'esequio. Eh, la squadra girò la richiesta ad Adriano Gagliani, Adriano Galliani e Gattuso, facendo due telefonate incrociate, si mobilitarono. Roberto Baggio non aveva mai conosciuto Claudio. Perché non avevano mai avuto rapporti né personali né professionali. Quindi Roberto Baggio non sapeva che cosa era successo nella nostra vita con la scomparsa di Claudio. E sia Adriano Galiani che Rino Gattuso lo convinsero, e Roberto Baggio partì quella mattina del, del, del marzo del 2013 da, da Caldogno, da, dalla sua terra, dal Vicentino, per raggiungere la chiesa di Cesano Boscone dove si svolgevano i funerali di Claudio senza averlo mai conosciuto, però è venuto, è venuto e ha fatto un gesto insomma, da, da, da grandissimo fuori classe, ripeto, eh, lui non aveva mai conosciuto il ragazzo che era scomparso, che aveva una venerazione eh, strepitosa per lui, io, io mi sono voltato spesso durante l'esequio per vedere Vidi Paolo Maldini in lacrime, però non avevo visto la presenza di Roberto Baggio, alla fine me ne sono accorto e andai subito a prendere Roberto Baggio e lo portai accanto alla bara proprio per favorire questo contatto che sicuramente a Claudio avrà fatto molto piacere però adesso senza, senza commuoverci tanti anni tanti anni dopo e tenendo sorriso sulle labbra caro a Claudio il gesto di Roberto Baggio è particolarissimo perché Roberto Baggio ripeto con Adriano Gagliani ne abbiamo parlato spesso poi negli anni, lui lascia Caldogno, si fa 300 km, 250, quelli che sono, per venire a salutare un ragazzo che gli è stato raccontato ma che lui non conosceva. E, insomma, è un gesto che onestamente ehm, configura tutta la persona Roberto Baggio con le sue caratteristiche perché poi eh, essere introspettivi essere un po' tormentati, essere sensibili è certo un difetto, fa parte del carattere ogni persona ha del suo carattere però quando si è trattato di fare una cosa vera Roberto Baggio l'ha fatta e allora si è capito perché i tifosi del Milan quel 16 maggio 2004 avevano dimostrato di volergli tanto bene al termine di quel Milan-Brescia 4-2 che era la festa scudetto per il Milan ed era l'addio al calcio di Robi Baccio eh, ci siamo raccontati oggi un po' di cose ciao a tutti è stata a casa